Allora, io ti devo dire una cosa, Fabrizio. Dimmela pure tu. Devi pensare che il cantante che salirà ora sul palco, sì, all'età di 11 anni si esibiva in un noto ristorante romano. Ah sì? Tu hai nominato il film prima. È vero. Bene. Ed era il ristorante Meopatacca. Invitiamo a salire sul palco. Ma guarda, questo è un artista che ne ha fatte tantissime, eh? Ma veramente tante tante. Io praticamente già lo sentivo cantare, ero bambino. Tant'è vero, mi ha detto: oh, ma se siamo invecchiati. Dico, io sì. Ma dico, tu sei più grande. Dice, beh certo, un pochettino. Signori, beh, a questo punto lo chiamiamo. Lui c'ha un nome d'arte perché se l'è portato a vita. Siccome era piccolo e lo chiamavano Armandino, ed è rimasto tuttora, che c'ha più, che è più grosso, c'ha l'anni più del cucù, come si dice a Roma, ancora si chiama Armandino. Bene, signore e signori, facciamo un applauso da Armandino Bosco. Armandino Bosco, buonasera, grande Armandino, è un piacere trovarti qui con noi. Armate, devo abbassare il microfono, abbi pazienza. Sì, è troppo alto. Allora va bene, Armandino. Beh, lui è un cultore, fa parte della musica romana anche Armandino. Certo. Armandino, veramente, tu hai 11 anni, quando hai iniziato a cantare? A 8. Prego, prego. A 8 anni ho iniziato perché non mandava dalla scuola. Ho cominciato a cantare, andato in ristorante, poi piano piano sono rimasto là, però ho continuato a studiare uguale, sono ragioniere e infermiere. Ha capito? Tanto perché non t'andava da una scuola, insomma, ecco. Senti, fai una cosa, parla con questo. Grandi visto successi che poi per Armandino cantare. Arrivano in chiave maliziosa. Lui fa due brani che io li ricordo e li cantavo, era L'Uccellaro e Il Matrimonio Fallito. Senti un po', Armando, ma a quale età hai fatto il tuo primo disco e con quale casa, se ti ricordi? A 11 anni con la RCA italiana. RCA italiana addirittura, che cosa incidessi in quel periodo? La Società dei Magnaccioni, e dopo 2 anni la riprese Gabriella Ferri e la portò al successo, certo. Però io già avevo venduto un sacco di dischi. Senti, ma tu lo sai chi è l'autore della famosa la Società dei Magnaccioni? No, nessuno lo sa. Io sto a cercare di trovare l'autore, ma non c'è l'autore. Tant'è vero che ogni volta che tu riempi il famoso bolderò alla SIAE, metti anonimo. Esatto. Perché l'autore non c'è. Eppure qualcuno ha scritto. È Pia della Te. Non posso, quello è plagio, sarebbe plagio, ragazzi. Vabbè, che facciamo? Lasciamo solo? Ma piuttosto, cosa ci canti? Serenata di Paradiso, dai che è una bella giornata. Esattamente. Oh, domani serata. Entra l'estate, lo sai, sì. Meno passato male, San Barnaba entra l'estate. Era ora. Beh, lo lasciamo, signori, Armandino Bosco, allora, Serenata di Paradiso. Sotto le stelle che brillano, eh? Grande Armandino. Grazie. Le stelle che brillano a mille lassù, questa serata incantevole c'ha manchi solo che tu dormi in un pezzo lo spasimo che sto provando qua giù, ma come puoi dormire con sta riamparza amata e ciò senti sta bella serenata che voglio far sapere quello che sei.
questo cuore che soffre per te. Amore, tu che la gunnoli mentre chi sta riposando, baciala in bocca e baciandola cerca la palla sveglia. E mio cuore bacio e sussurra che me lo venga di dare. È stata Serenata di Paradiso. Grazie. Adesso c'è una canzone che è stata portata a successo da tutti, infatti non c'è una dovere. Ed è Ciumachella de Trastevere. Ce l'ascoltiamo? Ti serve di respirare? No? Sei pronto? Sì. Si sente che stai alla grande, Armandino. Armandino Bosco, Ciumachella de Trastevere. Grazie. Ciumachella, Ciumachella de Trastevere, sei l'ottava meraviglia di Roma mia. Se un pittore che potesse pitturare, mamma tua a creare un umbro sul tradare armonia. Ciumachella, Ciumachella de Roma mia, sei un bisciù, una rarità, una sciccheria. Ciumachella, tu sei nata di incanta. Thank you.
fatto, mamma tua, a crea con un bruto ultradaio monia, ciumaghella, ciumaghella vero, mamma mia, se in pittore te potesse Armandino, grazie. Bosco! Per voi, grazie. Che fai, te ne vai, Armandino? No, sto qua. Ti rimani qua? Stai ancora, sì. Sì, grazie. Beh, sedia, ci stanno. Grazie. Beh, a voi.